Il Giro della Lunigiana ha scelto l'Erici per far scattare la 46esima edizione di questa gara tappe internazionale riservata agli Juniores. Cinque le tappe in programma che si disputeranno in appena quattro giorni. Al via il meglio del ciclismo giovanile italiano e internazionale per una sfida davvero straordinaria. Ad aprire questa settimana di grande ciclismo tra Liguria e Toscana, la sfilata sul golfo dei Poeti. Qui a Lerici, da San Terenzo a Lerici, hanno sfilato tutte le rappresentative in gara per una splendida serata di promozione del territorio e che ha permesso ai tanti tifosi di fare conoscenza dei giovani talenti in corsa. Infatti non va dimenticato che il Giro della Lunigiana negli anni ha sempre lanciato grandi campioni, basti ricordare Tadej Ippogacar e poi Tao Art e ultimamente anche Remco e Evenepoel che proprio in questi giorni sta cercando il trionfo alla Vuelta a Spagna. Leonardo Paoletti, primo cittadino di Lerici, da qui parte la 46esima edizione del Giro della Lunigiana. Questa sera proprio qui a Lerici la sfilata delle formazioni in gara, una splendida vetrina internazionale. Sì, e per noi è il modo migliore per partecipare a questa manifestazione di livello mondiale, di livello assoluto per il ciclismo: eh, la presentazione delle squadre, la loro sfilata nel lungo il nostro lungomare da. Da San Terenzo fino all'Erici, quindi nel Golfo dei Poeti, quello vero, originario, e è un'occasione unica per dare visione del nostro panorama stupendo, delle bellezze del nostro comune, ma anche questa liaison con questi giovani campioni che si integra perfettamente con la qualità assoluta di questo territorio. Dopo la sfilata sarà gara vera, ma intanto il ciclismo, la bicicletta è sicuramente lo strumento migliore per venire a scoprire anche l'erici. Ah, sicuramente noi abbiamo dei sentieri bellissimi sulle nostre colline tra il verde, il blu e l'azzurro del mare c'è il Lerici Bike, ci sono eh, la possibilità anche di venire senza bicicletta noleggiando qua eh, sia la pedalata assistita che la muscolare e si possono fare tanti giri con le nostre guide e passare delle giornate veramente stupende tra il verde e il mare nei nostri eh, luoghi dove si può mangiare tutte le nostre eh, realtà più importanti sono a disposizione dei turisti, dei più giovani ma anche dei più anziani. Siamo con l'assessore alla Regione Liguria Giacomo Gianpedrone alla serata iniziale della 46 edizione della Giro della Lunigiana, una splendida occasione per promuovere lo sport e per promuovere questo altrettanto splendido territorio. Beh, direi un giro che si allarga sempre di più. Quest'anno avremo nuove tappe. È entrato Portofino, c'era Pallo. Direi eh, come dire, un consolidamento di un rapporto che ormai dura eh, da molti anni e che credo faccia anche eh, ben rappresentare i nostri territori, che sono poi delle bellezze naturali eh, molto significative che credo siano eh, come dire, molto importanti anche da valorizzare per un turismo sempre più di qualità. Io spero che come dire, la competizione agonistica, come sempre, possa essere di alto livello, abbiamo visto negli ultimi anni grandi protagonisti vincitori e non vincitori di questo giro, la Regione credo che stia facendo quello che aveva promesso di fare, cioè di lavorare sempre di più perché questa manifestazione possa diventare sempre più importante, sostenerla e ovviamente far conoscere i nostri territori. Tante le regioni al via, tante le rappresentative nazionali alla via, ovviamente il tifo è di casa per la Liguria. Ebbene, eh non può che essere così, ovviamente poi lo sport è uno sport anche di competizione, ma facciamo il tifo per tutti gli atleti di casa e poi ovviamente per gli atleti italiani. Siamo con il sindaco di Luni perché, Luci Casano, di Marco Danese anche quest'anno ha messo e ha allestito, ha messo in piedi la 46 edizione della Giro della Lunigiana, un appuntamento internazionale di grande rilievo, un appuntamento che si concluderà proprio a Casano di Luni. Sì, noi facciamo orgogliosamente parte del comitato organizzatore proprio come Comune di Luni. E quindi ci fa piacere vedere che in questa meravigliosa cornice, questa manifestazione così lunga e così duratura torna ai vecchi fasti dopo gli anni del Covid. Quindi, una grandissima soddisfazione e con l'attesa di vedere nuovi e grandi campioni. Dalla serata di Lerici sino a Casano di Luni ci sarà grande spettacolo: ci sarà l'occasione di applaudire i migliori talenti del ciclismo internazionale, ma anche di scoprire e riscoprire un territorio unico. Certo, ed è proprio quello che lega il territorio al ciclismo, la possibilità di ospitare una manifestazione di rilevanza internazionale e la possibilità di mettere in vetrina le eccellenze del nostro, del nostro territorio. Marco Danese, numero uno della macchina organizzativa del Giro della Lunigiana, tutto è pronto per l'edizione 2022? Ma diciamo che siamo partiti, anche se è solo la sfilata di presentazione squadre, però... Guarda, eh, se il buongiorno si vede dal mattino credo e spero che sarà un bel giro dal punto di vista organizzativo e sicuramente lo sarà anche dal punto di vista agonistico visto la qualità dei partecipanti. Perciò incrocio le dita, spero che ci sia amico anche il tempo e vinca il migliore. Dalla sfilata di Lerici sino al traguardo finale di Casano di Luni ce ne saranno davvero tante cose da vedere. Quest'anno un'edizione che va a valorizzare ancora di più il territorio. Hai detto bene, guarda, ti dico velocemente: Portofino, mai, mai una bicicletta da corsa era scesa sul porticciolo di Portofino. Orgogliosamente devo dire ci siamo riusciti noi. E domani sarà un grande evento come l'abbiamo nominato noi e come ce l'ha riconosciuto la Regione Liguria. Grande evento, partenza da Portofino abbinato al primo giro della Lunigiana Donne che sarà una giornata solo, ma spero anche quello darà lustro sia dal punto di vista agonistico che, come dicevi tu, di valorizzazione del territorio. Dal punto di vista tecnico invece un giro aperto a tante soluzioni, impegnativo ma non impossibile. Sì, sicuramente aperto. Guarda, io ho insistito come gli altri anni per avere la, io la, dico, la maglia azzurra, non la nazionale, perché come puoi capire per noi è importante la maglia azzurra. Eh, parlando con Dino Salvoldi mi dice, guarda, io la maglia azzurra non ho niente in contrario, ma la nazionale... Non la mando al giro della Nunigiana, non è nei miei programmi. E io sorridendo gli ho detto, Dino, mi fai un piacere perché tu lasci i migliori a scannarsi nelle sue regioni. E come dicevi tu, sicuramente sarà un giro importante anche dal punto di vista agonistico. Tante le persone, le istituzioni e gli sponsor da ringraziare. Guarda, senza istituzioni in una manifestazione così non si va da nessuna parte. La regione Liguria ci è stata negli ultimi anni molto molto vicino perché ha riconosciuto che non è solo un avvenimento sportivo ma è come dici tu una promozione del territorio e soprattutto è rivolto ai giovani non ce lo dobbiamo dimenticare e perciò stiamo andando avanti bene ti porto un esempio il sindaco di Lerici mi ha dato una mano in questi ultimi anni e è quello che eh, ha proposto di fare un comitato di comuni indipendentemente dal colore politico perché come sai la Lunigiana è un territorio a cavallo fra Toscana e Liguria, si può fare un una bellissima sinergia che vuol dire salvare il futuro dell'Unigiana. È stata una splendida giornata di sole ad accogliere i 154 atleti del Giro della Lunigiana nel cuore di Portofino. Una delle perle del Tiguglio ha aperto le proprie porte per la prima volta ad una manifestazione ciclistica proprio in occasione del Giro della Lunigiana. Prima tappa che scatta da Portofino per concludersi alla Spezia dopo 91 km e 200 metri. Da affrontare ci sono il passo del bracco, il passo della foce e soprattutto la salita finale di Biassa. Prima tappa dunque subito molto impegnativa ma prima di entrare nel vivo della cronaca abbiamo colto l'occasione per andare a conoscere l'amministrazione comunale di Portofino e soprattutto capire insieme quali potranno essere gli sviluppi futuri legati al mondo delle due ruote. Alla partenza da Portofino con il vice sindaco Giorgio D'Alia del comune di Portofino. Portofino per la prima volta apre le proprie porte ad una manifestazione, a una competizione ciclistica. Da qui parte l'edizione 2022 del Giro della Lunigiana. Siamo molto felici, do un grande benvenuto al Giro della Lunigiana da Portofino. È la prima volta, è un esperimento, ma mi sembra che sia, sia molto riuscito. È uno dei più importanti trofei giovanili di, di ciclismo, stiamo vedendo appunto nella nostra magnifica piazzetta, c'è il punto di partenza, adesso sono al foglio firme, controllo rapporti, tutto bellissimo e siamo contentissimi. Questa organizzazione ha dimostrato che anche l'impossibile può diventare possibile, Portofino sicuramente una perla della Liguria, della Lunigiana, del compressore delle 5 Terre che finalmente può accogliere anche la carovana ciclistica. Anche Portofino accoglie la carovana ciclistica, nei primi incontri devo anche essere sincero, avevamo anche delle perplessità, ma lavorando con l'organizzazione, insieme al comune ringrazio tutti, la nostra polizia municipale, la polizia, la stradale, tutti, eh, siamo riusciti a costruire un bel evento eh, che è diverso e di, un, di, di grande interesse. È dunque una giornata speciale per Portofino e per il giro della Lunigiana, una partenza storica questa che inaugura l'edizione 2022 della corsa che ha lanciato i grandi campioni del ciclismo. A salutare la carovana nella propria partenza per il trasferimento da Portofino sino a Rapallo dove era posto il chilometro zero avete visto proprio il vice sindaco di Portofino Giorgio Dalia che ha sventolato la bandiera. Era a scacchi un trasferimento davvero spettacolare quello che ha aperto questa edizione del Giro della Lunigiana che ha consentito ai 154 atleti in gara di godersi uno spettacolo panoramico davvero mozzafiato un inizio con il botto dunque per la macchina organizzativa capitanata da Marco Danese ed è proprio il presidente della Casano che in compagnia dell'onorevole Roberto Bagnasco e del sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco ha dato il via ufficiale al chilometro zero. Inizia dunque il 46esimo giro della Lunigiana con una sfida che attende gli atleti in gara decisamente interessante. Infatti, come abbiamo detto in apertura sono 91 i chilometri da compiere con una prima parte subito piuttosto vallonata, che offrirà tanti spunti a coloro che hanno il coraggio, la voglia di attaccare. Sin da subito. Infatti un Giro della Lunigiana che propone ben 5 tappe racchiuse in appena quattro giorni, quello che avrà il compito di andare a premiare il successore del francese Lenny Martinez, che si impose lo scorso anno in questa manifestazione, dopo lo stop dovuto alla Covid-19 che aveva fermato la macchina organizzativa nel 2020. E non è un caso, dunque, che proprio nei primi Chilometri di corsa a forzare il ritmo sia stata la nazionale transalpina. Siamo con le nostre immagini al chilometro 30. Quando, dopo il passaggio per Sestri Levante, proprio la nazionale francese riesce a strappare dal controllo del gruppo un gruppetto davvero interessante, composto da ben 27 unità. Questo gruppo di attaccanti riesce a guadagnare subito nell'avvolgere di pochi chilometri una trentina di secondi di vantaggio sul resto della corsa e con cambi regolari va ad incrementare il proprio gap intanto in testa alla corsa troviamo ben 5 corridori che compongono la nazionale francese si tratta di Grisel, Gruel, Isidore, Lot e Magné ci sono poi due atleti della nazionale belga Aaron Dox e Saint Sentience quindi il colombiano William Colorado il norvegese Jorgen Seks, il polacco Michael Zelazowski quindi i due portoghesi, Thomas Morgado e Miguel Nunez. I due slovacchi, Samuel Novak e Thomas Sivo. Che i due sloveni, Nathan Gregorcic e Marcel Skok. Quindi il laziale Gabrio Salomone, i Liguri Samuele Privitera e Andrea Raccagni Noviero, il Lombardo Simone Gualdi, i piemontesi Mirko Bozzola e Samuele Rosa Brugin, quindi il siciliano Salvatore Florio, i toscani Federico Savino e Andrea Sergian Pietri e i veneti Alessandro Borgo e Leonardo Volpato. Dicevamo un'azione decisamente interessante, quella tentata proprio nella prima parte di tappa da questi 27 correntieri. Un drappello decisamente folto, quello che riesce a evadere e a fare la differenza. Vedete, sono ancora le maglie della nazionale francese a dare il maggior impulso a questa azione. Infatti, ben cinque dei sei componenti alla via del giro della Lunigiana fanno parte di questo drappello di attaccanti. Una nazionale francese, dunque, che ha deciso di giocare la carta dell'attacco sin da subito per andare a caccia del bis dopo il bellissimo trionfo firmato lo scorso anno da Lenny Martinez un talento sbocciato quest'anno anche tra gli under 23 con il successo nella classifica finale del Giro della Valle d'Aosta una corsa questo Giro della Lunigiana che si apre dunque subito con il piede sull'acceleratore infatti la prima ora di gara scivola via ad oltre 45 km orari di media merito di questi 27 atleti che vanno subito all'attacco ma merito anche del gruppo che per diversi chilometri è rimasto lì ad appena 30 secondi di distacco da questi 27 battistrada. Un vero e proprio braccio di ferro quello inscenato dalla nazionale francese in testa alla corsa e dalla nazionale della Belgio, poi supportata anche dai portacolori della Repubblica Ceca in testa al gruppo a condurre l'inseguimento. Si viaggia sempre sul filo dei 50 km orari nonostante vi siano diversi scendi con le nostre immagini intanto siamo già sulle rampe del Passo del Bracco vedete i fuggitivi proseguono di comune accordo il drappello di testa perderà alcuni elementi lungo questa salita piuttosto lunga ma dalle pendenze ancora pedalabili infatti sono ben 10 km di salita che condurranno al Gran Premio della montagna di prima categoria di Passo del Bracco dove i fuggitivi transiteranno con un minuto e dieci secondi di vantaggio sul gruppo inseguitore e dunque un'azione che sta prendendo corpo chilometro dopo chilometro anche se al traguardo mancano ancora più di 50 chilometri un'azione che viene dettata anche in salita da paul Magnier della nazionale francese sulla sua ruota attenzione al dorsale 11 di aaron Dox della nazionale belga uno dei più attesi al via di questo Giro della Lunigiana, così come tra i più attesi vi è anche il portoghese Thomas Morgado, già vincitore di diverse manifestazioni di livello internazionale in questo ultimo biennio e chiamato qui al Giro della Lunigiana ad affrontare quella che è un po' la prova di maturità per questo giovane talento portoghese e poi attenzione ovviamente anche alla nutrita schiera degli atleti italiani che possono contare anche sul campione del mondo dell'inseguimento a squadre, vale a dire il ligure Andrea Raccagni Noviero che tra l'altro si è aggiudicato il primo traguardo della volante della giornata e che poi farà altrettanto anche con il secondo andando così a vestire a fine giornata la maglia di derday Traguardi volanti. Per quanto riguarda invece i gran premi della montagna. Tra i più attivi quando c'è da andare a caccia di punti in vetta le salite, c'è sicuramente lo slovacco Samuel Novak, che andrà a vestire invece, sempre lui, a fine giornata, la maglia dei gran premi della montagna. Intanto, vedete, sono arrivati i portacolori della Repubblica Ceca ad inseguire i battistrada, un gruppo che nel frattempo va assottigliandosi anche proprio a causa della forcing tentato dagli inseguitori per cercare di raggiungere i Battistrana. Sono ben 10 le rappresentative nazionali alla via di questo giro della Lunigiana a cui ovviamente si aggiungono poi le varie rappresentative regionali. Una ottima occasione per andare a preparare quelli che sono gli appuntamenti più prestigiosi della fine stagione e in particolar modo il campionato del mondo che quest'anno si disputerà a Wollongong in Austria proprio a fine settembre. L'avevamo segnalato in precedenza Thomas Morgado, uno dei più attesi al via, vedete che è proprio lui a portarsi in testa al gruppo quando salta l'accordo tra i compagni d'avventura. È lui a spronare il gruppo, a, a spronare i compagni di fuga, a dare sempre il massimo perché comunque il gruppo non è così distante. Infatti si attesta attorno al minuto il ritardo degli inseguitori rispetto a ai fuggitivi inquadrato nelle nostre immagini anche Federico Savino, lui che è toscano, oltre che essere campione regionale toscano, e che ovviamente ci tiene a fare bene anche lui al giro della Lunigiana. Altro atleta dotato di un buono spunto veloce in caso di arrivo a ranghi ristretti. Lo stesso si può dire per Leonardo Volpato, il dorsale 245 con la casacca del Veneto e poi di tanti altri atleti che si sono inseriti in questa azione principale di giornata. Da segnalare anche la presenza dello slovacco Thomas Sivok che normalmente durante la stagione veste i colori della team Franco Ballerini, altra formazione toscana e quindi si può affermare che anche Sivok corra sulle strade di casa, sicuramente strade conosciute per l'atleta slovacco e poi tra le, le conoscenze del ciclismo italiano c'è sicuramente anche il polacco Michal Zelazowski, lui che normalmente veste i colori della N Team che si è già messo in luce in questo 2022 con diversi piazzamenti importanti anche a livello internazionale e poi, ovviamente, con anche un successo ottenuto sulle strade della sua Polonia. Prosegue intanto l'azione dei 27 battistrada, 27 corridori che rimangono in avanscoperta per tutta la fase centrale di corsa. Mantenendo invariato il proprio vantaggio sul resto del gruppo, il giro della Lunigiana lo dicevamo prima lo scorso anno ha riannodato il filo conduttore con la propria grande tradizione di ciclismo. Una corsa che da sempre ha premiato i grandi talenti del ciclismo mondiale e infatti a seguire da vicino la carovana anche quest'anno c'è un grande ex come Gilberto Simoni, vincitore del Giro della Lunigiana nel lontano 1989 proprio davanti a David Rebellin. Dunque un Gilberto Simoni che è qui a seguire il giro della Lunigiana in compagnia della rappresentativa del Trentino che ha avuto modo di raccontare la propria esperienza Lunigiana e fare i propri complimenti al comitato organizzatore nella serata d'apertura vissuta all'Erici con la sfilata delle formazioni al via. Intanto tornano le casacche della nazionale del Belgio in testa al gruppo per tentare di andare a ricucire uno strappo che chilometro dopo chilometro diventa sempre più difficile da chiudere per gli inseguitori e infatti i battistrada proseguono di comune sino ai piedi della salita di Biassa, l'ultima difficoltà di giornata dove a forzare il ritmo con grandissima decisione è il portoghese. Thomas Murgado, è proprio lui ad andarsene tutto solo, poi sulla sua ruota rientra il dorsale 6, il francese Paul Magnet e il portacolori della rappresentativa della Lombardia Simone Gualdi. Si forma così un terzetto al comando della prima tappa della Giro della Lunigiana con questi tre atleti che proseguono di comune accordo e che riescono a guadagnare una manciata di secondi sugli ex compagni d'avventura. Dunque la drappello dei 27 battistrada si sfalda completamente sulle rampe della salita di Biassa e vedete proprio Murgado ad imporre un forcing decisamente importante fatica a tenere la sua ruota il transalpino Paul Magnier mentre si mantiene in terza posizione un generosissimo Simone Gualdi primo dunque degli italiani Simone Gualdi in questo frangente lui a tenere alta la bandiera tricolore yeah <laughs> proprio nel momento decisivo della competizione. Siamo come abbiamo detto ormai sulle rampe della salita di Biassa che si concluderà ad appena 8 km dal traguardo, poi sarà tutta discesa per raggiungere il traguardo posto alla Spezia in Via Chiodo. Una splendida azione quella di Murgado che ha messo subito in chiaro di essere arrivato alla Giro della Lunigiana con le migliori intenzioni per andare a caccia di di quel successo internazionale che andrebbe a coronare una stagione davvero encomiabile per il ragazzo lusitano. Lui che si è già aggiudicato ben 27 successi negli ultimi due anni. E tra questi figurano ben 7 gare a tappe. Dunque, un atleta completo che va forte in salita. Questo portoghese che sta cercando di fare la differenza, mentre vedete che gli inseguitori sono lì ad un 200 metri di distanza. A rilevare Murgado in testa alla corsa ci pensa Paul Magnier il transalpino che dunque ha l'obiettivo di portare a compimento la splendida sortita della nazionale francese che lo ricordiamo ha forzato il ritmo sin dai primissimi chilometri ed è riuscita a strappare al controllo degli inseguitori un drappello importante che contava ben 27 unità. Di quelle 27 unità rimangono al comando in tre proprio si tratta di Murgado. Manier e Di Gualdi della rappresentativa Lombarda. Gli inseguitori come dicevamo sono distanziati di una ventina di secondi quindi situazione ancora in continua evoluzione quella che ci accompagnerà verso l'epilogo di questa prima tappa del giro della lunigiana abbiamo detto traguardo posto alla Spezia poi invece domani si ripartirà con una doppia semitappa che al mattino proporrà la Porto Venere e Sarzana Completamente pianeggiante mentre al pomeriggio si correrà la Massa San Carlo Terme con arrivo posto in salita proprio a San Carlo Terme. Sabato sarà la volta della Pontremoli Fivizzano. Mentre la conclusione domenica 4 settembre con la Ceparana Casano di Luni sarà quello l'epilogo che andrà ad incoronare il vincitore della 46esima edizione del Giro della Lunigiana. Intanto prosegue il forcing di Murgazzo. Lui, che è dotato di un ottimo passo in salita, tenta di fare la differenza, di rimanere tutto solo, ma soprattutto di mantenere più lontani possibili gli inseguitori. Sono tante le energie spese dagli attaccanti. Lo ricordiamo in fuga dal chilometro 30. Ma nonostante questo, questi tre grandi protagonisti della prima tappa della giro della Lunigiana stanno comunque resistendo al ritorno degli inseguitori. Rimane sempre in terza posizione il Lombardo. Si Simone Gualdi, mentre vedete che si stanno avvicinando alcuni inseguitori che stanno tentando di riportarsi sulla testa della corsa. A suonare la carica tra gli inseguitori è proprio lo slovacco Tomas Sivok. Da applausi l'azione della dorsale 85 che con una bellissima progressione riesce a riportarsi sui tre battistrade, quindi quando siamo ormai negli ultimi 10 km di corsa, al comando troviamo un quartetto composto da Paul Magné, da Antonio Thomas Morgado, da Simone Gualdi e da Thomas Sivok. È ormai in vista il Gran Premio della montagna di Biassa per questi quattro grandi grandi protagonisti della frazione d'apertura della 46esima edizione della Giro della Lunigiana però vedete che gli inseguitori sono lì segnalati ad appena una ventina di secondi e a guidarli è uno scatenato polacco Michael Zelakowski, sulla sua ruota anche Federico Savino il campione toscano quindi il belga Aaron Dox e il veneto Leonardo Volpato sono questi i protagonisti della finale della tappa che si concluderà a La Spezia tra loro anche il Ligure Samuele Privitera che rimane sulla ruota di Savino e Zelazowski ad una ventina di secondi forse meno dai quattro battistrada e quindi sono nove gli atleti che vanno a scollinare in rapida successione sull'ultima salita di giornata le ultime rampe di Biassa sono quelle più impegnative vedetela in fondo il Cartello dei 10 km al termine. Sono le ultime fatiche per questi atleti che se ne sono andati in fuga subito nei primi 30 km di corsa e che ora stanno completando il passaggio sull'ultima salita di giornata. Prosegue intanto il forcing del francese Paul Magnier sulla sua ruota, Thomas Murgado. Quindi Simone Gualdi e Thomas Sivok da segnalare che per quanto riguarda il palmarès di antonio thomas murgado l'atleta portoghese vi è quest'anno anche il successo ai campionati nazionali su strada e a cronometro in portogallo paul Magnier, invece grande protagonista al val Romé tour dove si è giudicato la tappa più impegnativa la quarta frazione e aveva vinto una tappa anche al tour du pays de Vaud, in svizzera prosegue il ritmo di di Paul Manier sulla sua ruota, franco bollato, sempre Thomas Morgado. Quindi il lombardo Simone Gualdi e lo Slovacco Thomas Sivok. Intanto là alle loro spalle c'è la maglia bianco-rossa del polacco Michal Zelazowski che è riuscito nell'intento di togliersi di ruota gli altri compagni d'avventura che sta cercando tutto solo di rientrare sulla testa della corsa. Ultime fatiche in salita per i quattro battistrada, siamo ormai in vista dello scollinamento, grandi applausi dei tifosi e degli appassionati delle due ruote che hanno seguito passo dopo passo questa prima tappa del giro della Lunigiana ed è addirittura colpo di Reni sulla Gran Premio della montagna di Biassa con Morgado che va a precedere Magné che però si riporta di nuovo in testa al gruppetto per andare ad affrontare in prima posizione la discesa che condurrà i migliori di giornata verso il traguardo di La Spezia dove ad attendere questi grandi protagonisti del Giro della Lunigiana c'è il pubblico delle grandi occasioni infatti questa manifestazione ormai amata dagli appassionati delle due ruote perché negli anni ha sempre saputo premiare atleti di grandissimo valore dal futuro luminoso nel mondo delle due ruote intanto prosegue la collaborazione tra Murgado e Magnier in discesa mentre alle spalle dei quattro battistrada si avvicina sempre di più la sagoma biancorossa dei Michal Zelazowski della nazionale polacca. Ed è proprio il ragazzo con il dorsale numero 45 ad andare a completare così il quintetto che sarà protagonista degli ultimi chilometri di questa frazione d'apertura del Giro della Lunigiana Targato 2022. Cinque corridori che facevano parte dell'azione iniziale dei 27 attaccanti che ora avranno la possibilità di andarsi a giocare non solo il successo di tappa, ma anche la prima maglia verde di leader della classifica generale, griffata dai prodotti del mare Pescandia. Tra le maglie in dotazione dell'edizione 2022 della Giro della Lunigiana, anche la maglia blu della Regione Liguria, che andrà al leader della classifica a punti, quindi la maglia Apua riservata al leader della classifica dei Gran Premi della Montagna. Quella bianca Spigas Terra di Luni che andrà al leader della classifica dei giovani, maglia arancione invece, per la graduatoria riservata ai traguardi volanti, della memorial massimo. Vianello firmata dall'assessorato allo sport della regione Liguria, e infine la maglia azzurra per il primo italiano in classifica generale griffata dalla Conad. A completare questa dotazione, anche altre quattro maglie speciali. Riservata alla prima squadra classificata, alla prima squadra straniera in classifica. E poi la maglia rossa della combattività e la maglia rosa per il primo atleta ligure in classifica. Intanto si si scende velocissimi verso La Spezia, avete visto nelle nostre immagini la bellezza del port di questa città che è punto di riferimento commerciale importantissimo, ma oggi alla Spezia si parla di grande ciclismo, di grande ciclismo riservato ai giovani talenti che sicuramente ritroveremo grandi protagonisti anche nei sui palcoscenici più prestigiosi del mondo professionistico tra qualche stagione. Intanto siamo con questi cinque battistrada al termine della discesa e ora rimangono da compiere solo gli ultimi Chilometri che condurranno sin sul traguardo di via Chiodo, nel cuore storico di La Spezia, sarà una finale dettato sicuramente dal controllo tra questi cinque grandi mattatori di questa frazione d'apertura del giro della Lunigiana. Ma non ci sarà nemmeno tanto tempo per controllarsi perché comunque gli inseguitori sono segnalati a meno di 30 secondi. Due chilometri al traguardo per questi cinque atleti andati in fuga dopo una trentina di chilometri rimasti in avanscoperta sino all'ultimo sono riusciti a superare indenni le difficoltà di giornata e ora saranno le energie rimaste nelle loro gambe a fare la differenza. Sulla carta i più veloci sono senza dubbio Michal Zelazowski e il Portoghese Thomas Antonio Murgado, ma attenzione anche a Gualdi, a sivoc e a Magné, perché ovviamente al termine di questi 91 chilometri decisamente tirati, scivolati via ad una media altissima, sarà soprattutto la fatica a fare la differenza. Sicuramente, nella prima parte della propria azione di fuga, questi atleti hanno potuto risparmiare qualche energia preziosa visto che il drappello era piuttosto numeroso contava ben 27 unità ma sicuramente nella finale di gara hanno dovuto dar fondo a tutte le energie per resistere al ritorno del gruppo l'ultimo a rientrare è stato Michal Zelazowski intanto triangolo rosso dell'ultimo chilometro ed è proprio l'atleta polacco che si mantiene in ultima posizione tra i più attivi ci sono Paul Magnier e soprattutto il portoghese Thomas Antonio Morgado sono stati loro ad imporre il forcing in salita e sono ancora loro a guidare l'azione in questo frangente. Hanno come obiettivo più che il successo di tappa la vittoria finale in una classifica generale ed è proprio per questo che Paul Bagné e Thomas Antonio Morgado proseguono a cambi regolari mentre gli altri tre atleti vedete, si voltano, cercano la posizione migliore e già stanno pensando all'epidogo che si consumerà in uno sprint a ranking Ristretti ultima curva con il quintetto che va ad affrontarla con Thomas Antonio Murgado in prima posizione sulla sua ruota, quindi il francese Paul Magnier. Quindi Gualdi, Sivok e Zelazowski, ed è proprio l'atleta polacco che prende la testa invece negli ultimi 150 metri. Riesce a resistere al ritorno di Murgado e va così ad aggiudicarsi il suo secondo successo stagionale per lui, tappa e maglia alla giro della Lunigiana, seconda piazza per il portoghese Thomas Antonio Morgado terza posizione per Simone Gualdi quindi seguono Thomas Sivok Paul Manier arrivano con 23 secondi di distacco Federico Savino e Samuele Privitera mentre più indietro Aaron Dox il colombiano William Colorado e il francese Noah Isidor Michael Zelazowski, La vittoria qui in the first del Giro della Lunigiana e la first green jersey, a beautiful day. Uh, yeah, of uh, a... a Michael Zelazowski che in stagione veste i colori della Energy Team formazione italiana, abbiamo chiesto come si sentiva dopo il traguardo. Per me è stato bellissimo vincere qui quest'oggi e domani sarà un grande onore vestire la maglia di leader della classifica. Questa probabilmente è stata la mia miglior giornata della stagione. Come sono andati gli ultimi chilometri di corsa? Sull'ultima salita si erano avvantaggiati tre corridori, io sono salito del mio passo, ho cercato di gestirmi al meglio, poi in discesa sono riuscito a rientrare e quando ho realizzato che eravamo ormai sul rettilineo d'arrivo ho cercato di anticipare la volata e ci sono riuscito andando a cogliere questo bellissimo successo. 400 metri in diretta e ho deciso di sorprenderli con un attacco lungo per la linea finale e è successo, quindi molto bene e sono molto felice ovviamente. A chi dedichi la vittoria di oggi? Sicuramente la dedico a mia mamma che ha fatto tanto perché io iniziassi a correre in bicicletta e perché proseguissi fino a questo punto. E poi ovviamente la vittoria è dedicata alla, a tutti i ragazzi che mi seguono, ai direttori sportivi, ai coach e ai miei amici che mi sostengono. All the team stuff, my friends, but Simone Gualdi, terzo sul traguardo di La Spezia, primo degli italiani all'arrivo qui nella prima tappa del Giro della Lunigiana. Come è andata questa tappa? Era sicuramente tra le più impegnative, tra quelle che vi attendono. Sì, sicuramente è stata una tappa molto impegnativa fin da subito, c'erano diverse salite ed infatti sulla prima subito il gruppo si è spezzato, e siamo rimasti davanti una venticinquina di corridori. Ho cercato di stare il più passivo possibile perché ero l'unico corridore della Lombardia e la maggior parte delle squadre erano in doppia cifra se non anche eh, al completo e sull'ultima salita, prima dell'ultima salita, sono riuscito ad anticipare insieme a Morgado e un francese. Abbiamo preso la salita davanti, ci siamo ritrovati in discesa 5 km dall'arrivo in 4, ce la siamo giocata sull'arrivo e posso solo che esserne soddisfatto, anche se un pizzico di rammarico c'è sempre. Successo di tappa a parte, terza posizione a parte, oggi sul traguardo di La Spezia ci sono stati distacchi importanti. Da domani che giro ci dobbiamo attendere? Sì, sicuramente ci sono dei distacchi importanti, il giro si è non definito, però diciamo che molti corridori sono già fuori dai giochi e vedremo tappa a tappa come andrà. Pierluigi Perracchini, sindaco di La Spezia, oggi c'è grande festa in città per l'arrivo della Giro della Lunigiana, davvero un grande evento. Ma sì, la nostra città è molto legata al ciclismo, ha avuto grandi campioni, ricordo Potenzana, Battistini, e quindi avere qua il Giro Lunigiana è sempre un piacere, un onore, ma anche un modo per eh, riavvicinare i giovani a questo sport che purtroppo ha sempre meno giovani no, che lo frequentano. E per noi è un momento anche di pubblicità, di far conoscere il nostro territorio, le nostre bellezze. Viviamo in una provincia tra le più belle al mondo, è bene che tutti riescano a vedere e da lì in poi continuare a investire però sul ciclismo come eh, da un lato competizione agonistica, ma dall'altro anche come promozione del territorio. C'era il pubblico delle grandi occasioni sul rettifilo d'arrivo ad attendere l'arrivo dei ragazzi. La Spezia è da Serie A nel calcio, ma è da Serie A anche nel ciclismo. Ma sì, ancora più nel ciclismo. Come dicevo, anch'io ho corso in bicicletta 5 anni, eh, abbiamo avuto eh, maestri incredibili, eh, tanti professionisti e tantissime squadre di ciclismo. Eh, ora bisogna investire sui giovani e rilanciare, oltre al calcio, che chiaramente è un'altra nostra grande passione, lo Spezia in Serie A è un sogno che si è realizzato dopo 114 anni, il ciclismo deve continuare a essere in Serie A.